Bimbi, come state? Spero tutto bene. Oggi vorrei proporvi una nuova attività, ovvero fare il pezzo di salvia, ma con uno strumento un po' diverso. Probabilmente alcuni di voi l'hanno già visto, altri no. È una specie di coltello, ma ha una forma un po' diversa, appunto ha la forma di una mezzaluna, infatti si chiama proprio in questo modo. Quindi, come prima cosa ci serve, pensiamoci un po', per fare il pezzo di salvia ci servirà la salvia. Andiamo a cercarla sul balcone. Bimbi, sul mio balcone ho ritrovato del prezzemolo, del rosmarino. Vediamo un po'. Del basilico. Della menta, del e la salvia di cui abbiamo bisogno. Prendiamone un po'. Bimbi, io ho lavato la mia salvia, l'ho messa qui. L'occorrente di cui abbiamo bisogno, oltre alla salvia ben lavata, saranno appunto dei fogli di Scottex per asciugarla o della carta dei tovaglioli, un cucchiaino, dell'olio, del formaggio grattugiato, un tagliere, io utilizzo questo. È l'attrezzo di cui vi parlavo prima, la mezzaluna. Eccola. Vedete? Ha proprio la forma di una mezza luna. Quindi, come prima cosa, dobbiamo asciugare la nostra salvia. Apriamo lo Scottex. E asciughiamo bene bene. Una volta averla asciugata, possiamo metterla sul tagliere e procediamo così a tagliarla. Prendiamo la nostra mezzaluna e facciamo questo movimento. In questo modo le foglie inizieranno a tagliarsi. Vi dico che odore che si sente, buonissimo. Sono già riuscita a tagliarne un po'. E mettiamo la salvia sminuzzata nell'olio. Procediamo così. Ne ho tagliata ancora un bel po'. Questo sarà ottimo per condire la pasta. Guardate un po'. Procediamo a tagliarne ancora. Asciughiamo ancora la salvia.
parliamo ancora. Continuiamo così fin quando le foglie che abbiamo preso di salvia non sono finite. Aggiungerò adesso al mio composto 2 cucchiai di formaggio grana. E continuo a mescolare. Questo pesto mi sembra squisito. Bimbi, il mio pesto è pronto. Mi sembra buonissimo, non mi resta che assaggiare. Ve lo faccio vedere. Provate a replicarlo anche voi adesso. Ciao, a presto!